Le frecette di Sally. Una giovane studentessa di nome Sally un giorno entrò nella scuola e sapeva che sarebbe stata una giornata divertente. Il suo insegnante, il dottor Smith, era noto per il suo modo inventivo di insegnare le sue lezioni. Sul muro c'era un grosso bersaglio e su un tavolo vicino c'erano molte frecette. Il dottor Smith ha detto agli studenti, di disegnare un'immagine di qualcuno che non gli piaceva o di qualcuno che li aveva fatti arrabbiare e avrebbe permesso loro di lanciare freccette contro l'immagine della persona. Una ragazza disegnò l'immagine di un'altra rag ragazza che le aveva rubato il ragazzo. Un ragazzo disegnò una foto del suo fratellino. Sally fece il disegno di un'ex amica inserendo molti dettagli nel suo disegno persino disegnando brufoli sul viso. La classe si è messa in fila e hanno iniziato a lanciare frecette. Alcuni degli studenti lanciarono i dardi con tale forza che i loro bersagli si rompevano. Sally non vedeva allora che arrivasse il suo turno e fu molto delusa quando il professore Smith, a causa dei limiti di tempo, chiese agli studenti di tornare ai loro posti e sedersi. Sally pensava a quanto fosse arrabbiata perché non aveva la possibilità di lanciare dardi contro il suo bersaglio. Il dottor Smith iniziò a rimuovere il bersaglio dal muro. Sotto il bersaglio c'era un'immagine di Gesù. Il silenzio cadde nella stanza mentre ogni studente osservava l'immagine straziata di Gesù. Bucchi e segni frastagliati coprivano il suo volto e i suoi occhi erano trafitti. Il dottor Smith ha detto solo queste parole: In quanto l'avete fatto al minimo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Matteo 25, 40. Non erano necessarie altre parole. Gli occhi pieni di lacrime degli studenti erano concentrati solo sull'immagine di Cristo. Gloria al Signore, grazie Angela. Una storia, una storia molto profonda, molto vera, molto realistica. E credo che in questa fossa ci siamo cascati tutti. E ancora, chi più, chi meno, ancora ci caschiamo. Non è che siamo arrivati al Regno di Dio ancora, anche se il Regno di Dio è arrivato a noi. Gesù è arrivato a noi e Gesù è nel nostro cuore e non ci lascerà mai. Ebrei 13:5 non ci lascerà mai, non ci abbandonerà mai. Ma noi, Gesù non ci abbandona mai. Ma noi abbandoniamo Gesù. Spesso. Come? Quando? Ogni volta che abbandoniamo il fratello, la sorella, il papà, il figlio. la moglie e il marito come li abbandoniamo partiamo, prendiamo il treno partiamo no, abbandoniamo ci allontaniamo dal cuore defocalizziamo lo sguardo dal da Signore dall'amore verso fratello e sorella e lo mettiamo verso l'egoismo verso quello che ci piace chi non è colpevole di questo sì Stavo pregando l'altro giorno e pensavo proprio a questo, pensavo che se non impariamo a vedere il Signore l'uno nell'altro, è inutile che cerchiamo di costruire una relazione con chiunque di alcun tipo. Non in una chiesa, non lavorando insieme, non in vista di una relazione sentimentale o matrimonio. Non un rapporto di lavoro, tutto rimarrà superficiale, falso, vuoto, fake, fake, falso. Solo desolazione. Il punto, il nocciolo, the name of the game è Gesù. È Gesù Cristo. Dobbiamo vedere Gesù uno nell'altro. Sì, però l'altro, vedi, mi ha fatto arrabbiare, vedi che male mi ha fatto, vedi quel marito là è adulto, quella moglie scapestrata, quel fratello mi ha tradito, d'accordo, 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 d'accordo. Diamo amore anche a quello che non lo merita, specialmente a familiare. E ma lui non ricambia, eh, così è così la storia. Quante volte noi, noi non abbiamo ricambiato? Il punto è Gesù, fratello, se non vediamo Gesù nell'altro, se vediamo solo le cose che il diavolo ci mostra, le mancanze dell'altro, le debolezze dell'altro, l'atteggiamento sbagliato dell'altro, gli sbagli che l'altro o l'altra ha fatto e eh, non ci sappiamo più così. Se non vediamo Gesù nell'altra persona, specialmente quelli vicino a noi. Dov'è lo scopo? Per cosa stiamo vivendo? Per noi stessi ci guardiamo allo specchio, il Signor Nacisio, viviamo per quello. E allora, se non guardiamo Gesù nella persona, per esempio, familiari, se non cerchiamo di vedere Gesù nell'altra persona, specialmente una famiglia cristiana, che oggi va bene, non è che sono molto frequenti, però anche lì puoi vedere Gesù lo stesso e cercare di dargli la parola, il Vangelo nel più amore possibile. Ma tra cristiani... Qual è la scusa? E eh, lui non è bravo come me. E eh, forse tu non sei bravo come lui. Vivere insieme senza vedere Gesù uno nell'altro, adesso sto pensando un po' alle coppie, e allora cosa stiamo vivendo da fare insieme? Solo per opportunità, solo per convenienza, solo per eh, come certe coppie separate che in casa convivono solo per necessità. Motivi finanziari convivono perché si sì, sono sposati sulla carta in realtà non lo siamo. Però viviamo insieme perché qui c'è un cetto, qui c'è il frigorifero con del cibo, i soldi da qualche parte arrivano, però ci detestiamo. Attenzione che non stiamo detestando Gesù, che non stiamo lanciando freccette contro Gesù perché lo stiamo facendo. Chi vive così sta vivendo una, una vita di. Piccolo inferno, niente a che vedere con quel paradiso di Dio che Lui vuole darci, regalarci, offrirci, e però eh, solamente se lo cerchiamo come prima cosa, cercate prima il regno di Dio. Se abbiamo un compagno, una compagna piena di problemi, allora dobbiamo studiare la parola, vedere cosa è applicabile, certo, Dio ha preparato la risposta. Prima che sorciasse il problema. Primo Corinzi 13, vediamo degli esempi. Anzi, vuoi leggere la scrittura? Primo Corinzi 13, 1, per cortesia. In avanti. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli e non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squilante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Andiamo al 4. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore? Non verrà mai meno. Non verrà mai meno. Le profezie? Verranno abolite. Le lingue? Le lingue ce saranno. E la conoscenza. E la conoscenza verrà abolita. Alleluia fratelli, tutto, tutte le cose che vivi, per cui viviamo adesso, anche diventare grande profeta, sarà abolito, perché in cielo non si le la profezia, si verrà l'amore. Gloria al Signore. Eh, guarda, legge il 13. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la, Ma più, la grande più grande di esse è l'amore: perché l'amore è Dio e Dio è amore. Primo Giovanni 4, 8. Primo Giovanni 4, 16. E allora, guarda, davanti a un problema che il Diavolo ci dice è insolubile. Continuiamo a pregare, fratelli, in segreto, a studiare la parola. E sicuramente, dico sicuramente, incapperemo in una parola nel Vangelo, nella Bibbia, che sarà la chiave per districare il garbuglio. Magari dovremo solo chiedere scusa, che è il solo modo di avere sempre l'ultima parola. Oppure abbandonare il nostro atteggiamento inappropriato, di solito orgoglioso. Avere pazienza con... Eh, debolezze dell'altro dell'altra sapendo che ne abbiamo in abbondanza delle nostre magari aspettare che lo spirito anzi sicuramente aspettare che lo spirito santo risolva il problema nel suo modo meraviglioso è difficile per dio di parlare all'altra persona se la nostra se la nostra boccaccia occupa tutto lo spazio e noi ci stiamo comportando come degli infallibili profeti e giudici di Dio che Dio non ha mandato incidenti stradali quanti ne sarebbero evitati se l'auto daremmo sempre precedenza agli altri non mm. importa chi ha ragione quanti incidenti e scontri eviteremmo se guidando l'auto del, del nostro carattere nella tua strada del matrimonio daremmo sempre e comunque la precedenza all'altro l'altra pericolosa autista il nostro compagno o compagna e tra cristiani guai se non ci diamo da fare per vedere gesù nell'altro o, o vediamo il signore nell'altro nell'altra cioè le sue qualità i talenti i meriti quanto dio lo ama l'ama o altrimenti sicuramente vedremo solo quello che il nemico sta cercando di farci vedere, solo i suoi immancabili difetti, colpe, sbagli, debolezze. E l'altro fa stesso con noi, cerchiamo di vedere Gesù. Amen. Se non guardiamo Gesù, se non vediamo Gesù nell'altro, e sarà un piccolo inferno, come appunto abbiamo letto in la scrittura in Matteo 25, dal 30 fino alla fine. Cerchiamo di vedere Gesù nell'altro. Se cerchiamo difetti ne troveremo a montagna, cominciando con noi, cerchiamo Gesù. Gloria al Signore, mi fermo qui, non, non, di, non posso dilungarmi, il mio tempo è finito. <ride> Teniamo corti questo ditte. Sì, un messaggio importante sì, questo. Sì, sì, sì. Si è ripassato la fratella, che possa avere matrimonio, possa avere una relazione. Amen. Può, può, può riportarci a essere figli, uno, figli degni di nostro padre sulla terra e nostro padre che... è i nostri genitori sulla terra e il nostro Padre che è in cielo. Poi, se, se solamente ci concentriamo a vedere Gesù nell'altro. Abbiamo bisogno tutti noi e qualcuno più di altri di rileggere, di passare a meditare Prima Corinzi 13. Signore benedicici, Signore aiutaci e guidici, aiutaci Signore ad essere Grazie veramente Tuoi figli degni, che non Amen. lo siamo, ma Amen, Gesù Amen. Tu prendeci degni se ci mettiamo in ginocchio. Amen. Nostro cuore, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica. Un abbraccio, un bacio. Vi amo tanto, vi amiamo tanto. Sì. Amen. Sì. Alleluia.